Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Quant'è che non facciamo una haul insieme? Tantissimo direi, troppo, al punto che oggi sono super entusiasta perché ho fatto finalmente shopping dopo non so quanti mesi, sono un po' a risparmio e in realtà non mi sentivo particolarmente ispirata, non avevo bisogno di niente perché di vestiti estivi ne avevo fin troppi. E allora oggi finalmente che si sta avvicinando l'autunno, che ci sono state delle temperature leggermente più basse e io posso tornare a sentirmi me stessa, sono andata a fare shopping un po' per caso, non troppo programmato, dovevo comprare altre cose, però sono finita per fare shopping da Zara, ovviamente perché adoro Zara, inutile dirvelo, e poi perché al mio compleanno mi avevano regalato, scusate ma ho messo tipo lucida labbra, quello di Kiko, e mi si stanno attaccando tutti i capelli. Ok, comunque, ho fatto shopping da Zara perché al mio compleanno mi è stata regalata una gift card con del credito sopra e quindi bisognava metterla a fruttare. Siccome appunto si stanno avvicinando le temperature basse e io non ho abbastanza vestiti autunnali e mi sono accorta di non avere top, o come posso spiegarvelo meglio, non ho top che siano adatti al mio fisico attuale e al mio mood attuale e al mio stile attuale. In realtà c'è una trasformazione in atto, mi sto trasformando un po' in una sassy girl, riderete perché boh, non so nemmeno io se ci riuscirò o se mi viene bene, anche perché non è che ho forme troppo pronunciate. Ma, l'obiettivo è esattamente questo, farvi vedere come una un po' piatta come me possa essere sassy con l'abbigliamento giusto. E questa volta mi sono anche stupita di me stessa perché sono andata, mi stanno venendo i brividi, sono andata da Zara e anziché scegliere le cose che sceglievo solitamente, quindi nude, bianche, neutral, molto plain, belline le cose che compravo prima, però comunque ho fatto una riflessione e sole il sole si è nascosto dietro le nuvole. Comunque, visto che abbiamo questo mood un pochino più fly down, parlerò in un modo un po' più easy, più tranquillo. Allora, praticamente ho fatto la riflessione che mi ha portato alla conclusione di dire che probabilmente da qualche parte nel mio inconscio cercavo di passare un po' inosservata o comunque di non dare troppo nell'occhio o di rimanere un po' nel mio, quindi di non attirare abbastanza l'attenzione. Comunque in questo non vuol dire che non l'attiravo, perché nel mio modo di essere un po' così che si sottraeva all'attenzione, l'attiravo ancora di più, inutile dirlo, però questa volta mi sono stupita. Sono andata proprio per le cose più colorate, più sparate e ho scelto quelle che penso possano essere nella mia palette, rispettando l'armocromia e quel poco che ne so. Tra l'altro seguo Rosella Migliaccio su Instagram e praticamente lei ha fatto queste palette per farsi i selfie sulle stories e quindi mi sono fatta i selfie, ho scaricato le foto e mi sono ritrovata un po' di più dentro il summer, mentre io pensavo di essere più autunno, ma i colori dell'autunno non mi piacevano tantissimo su di me. Infatti ne ho provati alcuni, però non mi sembravano proprio adatti, tipo il verde oliva mi spegneva un po', mentre quelli del winter e quelli del summer mi rendevano un po' più viva e un po' più i colori un po' più brillanti, tipo i colori dei miei capelli, degli occhi, della pelle. E quindi probabilmente sono o una summer o una winter, non lo so, sarò qualcosa a metà tra le due. Fatto sta che vi stupirò con quello che ho scelto e tutto quello che tirerò fuori da questo sacchetto non si è mai visto su questo canale. Le cose stanno cambiando, io sono cambiata, è cambiato tutto e quindi è inutile vestirsi allo stesso modo. Più che altro mi trovo ultimamente che apro l'armadio e non mi ispira più niente e quindi alcune cose probabilmente faranno un bel volo o nell'armadio di mia sorella, perché sono comunque tenute bene, io tengo a lavare bene le cose, temperature basse, bassa centrifuga, le asciugo bene
Comunque mi piace conservare bene le mie cose, ci tengo, e quindi o faranno un volo nell'armadio di mia sorella o di qualche amica, oppure alla peggio andranno nel cassonetto giallo per rendere felice qualcun altro, perché no? Oppure un altro trucco che mi ha insegnato mia mamma e lo trovo davvero super intelligente è quello di nasconderli dentro scatole per vestiti e dimenticarsene, per poi tirarli fuori dopo un po' e ritrovare magari l'amore per quelle cose lì, perché magari non le si è viste per troppo tempo e quindi dopo un po' ti ritorna un po' la voglia di metterle come se comprassi una cosa nuova, mentre se ce l'hai sempre sotto, lo sguardo sembra di indossare sempre esattamente le stesse cose e quindi ti stufi più facilmente. La stessa ragione per cui consiglio vivamente se avete la possibilità di fare il cambio armadio, cioè tenere le cose autunnali fuori e nascondere quelle di tutte le altre stagioni dentro scatole per poi tirare fuori stagione per stagione le cose che vi servono e nascondere le altre. In questo modo poi col passare delle stagioni ci si dimentica quello che si ha, poi ovviamente le tiri fuori, ti ricordi che avevi quella cosa lì, però è come ritrovare un po' un vecchio amico o una vecchia cosa alla quale si teneva tanto, però non la si vede da troppo tempo. E quindi questo è un piccolo trucco che si può sfruttare a nostro favore e a favore del nostro portafoglio. Comunque, passiamo agli acquisti, perché anch'io non vedo l'ora di farvi vedere quello che ho scelto. E partirò ovviamente dalla cosa più me, perché comunque, scusate, vecchia me, perché adesso abbiamo detto sono cambiata, c'è una trasformazione in atto, quindi la vecchia Veronica ha fatto nascere una nuova Veronica, ma per onorare le mie origini ho preso una cosa super bella che volevo proprio in realtà da questa primavera, ma non c'era la mia taglia, quindi oggi l'ho vista, ho detto è destino, anche perché volevo una giacca in jeans oversized, e questa è perfetta, è bianca però ha questi motivi floreali beige, si adatta quasi a tutto, tutte le cose colorate o nere o neutre, perché appunto essendo bianca con questo beigino è perfetta, sta bene persino col nero. Adesso vi faccio vedere perché ho preso una cosa per aumentare la mia sassiness e quindi ho preso questo vestitino in maglia, in maglina, nero, e longhette, proprio veste come una seconda pelle, e dietro c'ha pure lo spacco, non so, mi sono innamorata subito, è semplicissimo, costa niente, tipo 16 euro, però combinato con le cose giuste, crea un outfit che spacca. Questo con questa giacca, un paio di scarpe da ginnastica, tipo quelle, le Air Force bianche, tipo quello stile là, sta che è una meraviglia. Adesso lo indosso e ve lo faccio vedere. Comunque, anche se dicevo di aver preso cose super colorate, mi direte questo è bianco, nero, beige. Sì, queste cose appunto le ho tirate fuori per prime perché partono dalle mie origini, ma sono revisited e quindi creano una nuova Veronica. Questo outfit è davvero la perfezione in persona. No, non ci sono gli alieni, c'è l'interruttore lì che ho schiacciato. Questo primo outfit è davvero la perfezione in persona. Lo sto amando perché, allora, trasmette esattamente le vibe perfette, perché è sexy, ma allo stesso tempo sembra veramente la prima cosa che trovate nell'armadio e quindi che non ci stai provando troppo, non stai cercando di sembrare sexy a tutti i costi e in realtà ti viene naturale. Quindi piccolo trucco, meno ci si veste appariscenti e più in realtà si passa per eleganti e allo stesso tempo sexy, perché sì. Queste sono due cose che possono convivere. Questo outfit lo sto adorando perché può essere l'outfit perfetto per una giornata easy proprio anche tra amiche oppure, perché no, un date molto easy che però permette alle cose di evolversi e quindi ad un certo punto le cose possono diventare un pochino più piccanti,
togliendo banalmente la giacca e rimanendo in questo vestitino che in realtà può passare per sottoveste ed è super bello senza avere troppe pretese. E quindi penso di aver trovato la perfezione in una cosa che non avrei mai e poi mai acquistato in passato, perché per me queste cose qua non sono cose acquistabili, anzi non erano cose acquistabili, ma mi sono ricreduta, perché una cosa così semplice che non chiede neanche una spesa esagerata, quindi può essere indossata per un po' di tempo, poi ovviamente fa il suo corso, la sua vita, si rovina e poi la si dà via, la si ricicla e si compra un'altra cosa. Perfetto. Comunque può essere abbinato sia a un paio di scarpe da ginnastica. In questo momento ho trovato queste a portata di mano e quindi in realtà sono perfette anche queste, ma lo vedo meglio con un paio di scarpe bianche con la suola un pochino più alta, perché secondo me è proprio la ciliegina sulla torta. Cosa ne pensate di questo outfit? Io sono letteralmente innamorata, mi sento super super sexy. Passiamo ora alle altre cosine, tirerò fuori altre cose che non dicono molto ma che creano outfit perfetti. Allora, mi sono comprata un po' di cose basic da mettere insieme agli altri outfit che ho già nell'armadio. Perché? Perché io non sono dell'idea di stravolgere completamente l'armadio, buttare via tutto e comprare cose nuove. No, sono dell'idea che bisogna comprare piccole cosettine per arricchire il proprio armadio. Nel mio armadio, appunto, mancavano dei top che potessero andare bene con i pantaloni a vita alta, perché avevo tutti quei top, li ho tuttora, che sono un po' larghini e troppo oversized e mi ci perdo dentro. Ho notato che in realtà non valorizzano la mia body shape e quindi ho preso questi top, uno bianco, uno rosa tipo Barbie, e anche se non mi sta bene non mi importa perché lo adoro questo rosa qui, e poi ho preso un top blu elettrico che in realtà credo mi sia davvero da Dio, ditemelo anche voi, però io sono tipo innamorata. Sono dei body che vestono davvero alla perfezione, ma sono perfetti per essere indossati coi pantaloni a vita alta, jeans, pantaloni classici a vita alta, pantaloni di qualsiasi tipo, anche tipo stile baggy, stile mom fit, oppure anche quelli tipo da ginnastica, super larghi, super morbidosi. Sono perfetti, rendono l'outfit un pochino più sexy. Comunque possono essere indossati sia con cose un pochino più elegantine che appunto un pochino più sportive, un pochino più casual, perché ad esempio questo può essere benissimo indossato con un pantalone classico nero e un blazer ed è perfetto, così come con dei pantaloni larghissimi e un cappellino tipo stile college girl. Oppure possono proprio completare degli outfit un pochino più basic, perché magari mettendo un colore in più li rende un pochino più speciali. A questo proposito abbiamo anche una gonnellina un pochino più particolare, ma che deve andare ad arricchire appunto l'armadio, perché ho visto sul manichino che era abbinata a una camicia bianca che io ho già nell'armadio, una camicia di Zara, quella tipo boyfriend cut, boyfriend style, ed è perfetta in quello stile là, però ho notato che si abbina alla perfezione anche a questo rosa qui, per cui l'outfit così diventa super perfetto. E sopra, per i momenti più freddi, si può indossare un cardigan molto chunky, molto caldo, e diventa un outfit colorato però invernale. Cosa c'è di più perfetto? Ok, con questi top voglio farvi vedere quante cose e quanti outfit si possono creare con dei semplicissimi top, con cose che in realtà sono certa abbiamo tutte nell'armadio, perché tutte abbiamo un blazer nero. Sono certa, perché se non avete un blazer nero non posso immaginare che armadio abbiate, perché è uno proprio dei capi più basic al mondo
e se non lo avete andatelo a comprare perché è un ottimo investimento, serve sempre. Quindi abbinato a un blazer nero e una gonna super corta o una gonna pantalone, perché in realtà questi sono dei short e sono subito l'outfit perfetto, super chic e super elegante, che in realtà può essere indossato anche in ufficio se nel vostro ufficio non si fanno troppi problemi per una gonnellina un pochino più corta. Ovviamente ci sono uffici un pochino più elegantini dove è richiesto un certo tipo di dress code e quindi in quel caso suggerirei una gonna un pochino più lunga, però se il vostro ufficio lo permette si può indossare benissimo, lo trovo davvero super elegante un outfit di questo tipo. E tra l'altro può essere anche indossato un pochino più casual perché abbinato di nuovo alle scarpe da ginnastica diventa l'outfit casual chic per eccellenza. Ora però abbinato ad un paio di short a vita alta e larghini diventa l'outfit perfetto per il brunch della domenica, ora che fa ancora caldo, oppure un'uscita in barca, e siamo subito perfette e senza troppe pretese, easy ma elegante. Questi sono i concetti chiave e tra l'altro perfetti per essere indossati a strati, perché si può aggiungere benissimo di nuovo un cardigan oversize super chunky o anche la stessa giacca che ho acquistato in questo haul. E voilà, l'outfit è completo. Tra l'altro sia il blazer di prima che i pantaloncini, quindi la gonna pantalone, che questi qui sono di Zara perché sono un po' dipendente, lo ammetto. È perfetto poi anche con un paio di mom jeans e li ho tirati in mezzo perché io ne ho diverse paia dalle stagioni passate e sembra che non se ne andranno presto fuori moda perché sono stracomodi e super flattering, stanno bene, azzardo a dirlo, a tutte, e sono davvero un paio di pantaloni must, per cui li ho abbinati a questi qua che sono un pochino più particolari, quindi un po' rosina confetto, ma ne ho anche un paio in jeans proprio lavaggio chiaro, così come beige, e quindi abbinando banalmente il top a pantaloni diversi cambia direttamente l'outfit. Questa gonnellina poi abbinata allo stesso body ma in colore rosa crea un outfit super divertente. Non so perché, ma mi rende proprio felice questo abbinamento. È una cosa che non so, non indosso da un sacco di tempo il rosa così e pensavo di averlo superato, ma sta tornando nella mia vita e lo accetto, lo accolgo e lo indosserò perché penso mi stia davvero benissimo e anche se non mi sta bene mi diverte un sacco e quindi va bene lo stesso. Vedete come banalmente cambiando il top si hanno vibe completamente diverse, poi si cambia anche l'acconciatura e sei una persona completamente nuova. Il body bianco l'ho preso in realtà con l'obiettivo di rendere il passaggio dall'estate all'autunno un pochino meno doloroso, perché spesso ho bisogno di quella cosina in più per coprirmi e non avere troppo freddo, ma in realtà io soffro il caldo e quindi prima che io possa mettere una giacca un pochino più seria devo passare da cose un pochino più easy. Ed è successo già che l'altro giorno ho messo la camicia per andare in ufficio, ma stavo poi a un certo punto morendo di caldo e l'avrei voluta aprire, però sotto non avevo un top, avevo solo la bralette. E quindi mi è venuto in mente che potrei sfruttarla in questo modo, quindi tenerle aperte, che sono un pochino più chic come opzione, indossando sotto un body che rimane tutto bello sistemato dentro i pantaloni, ma allo stesso tempo completa l'outfit. Il body blu l'ho preso in realtà senza sapere a cosa lo avrei abbinato, ma semplicemente perché il colore l'ho adorato subito e quando l'ho messo accanto al mio viso ho notato che mi faceva proprio risplendere e quindi non ho potuto lasciarlo lì. Lo si può abbinare banalmente a un paio di pantaloni bianchi, una gonna bianca, una gonna beige, oppure cose molto neutre, quindi
che non diano troppo nell'occhio perché il protagonista della situazione è lui. È talmente bello che va bene anche da solo ed è super super chic. Questo colore è un blu elettrico e si presta bene anche per essere indossato da solo senza necessità di aggiungere altro. Poi soprattutto quando hai delle braccia un pochino più allenate, le valorizza perché porta l'attenzione esattamente qui. Torniamo indietro al top bianco perché è perfetto abbinato anche a questa gonnellina qui, che è un po' tipo stile Chanel, ma con colori un pochino più interessanti, lillini, rosini, bianco, tutti i colori più belli che ci possono essere in questo momento. E banalmente indossando un top body che quindi non sale su, diventa l'outfit perfetto. Si aggiunge poi un cardigan, un blazer chiaro o una giacca in jeans, qualsiasi cosa abbiate nell'armadio in bianco oppure toni molto neutri. Va benissimo quindi anche per l'autunno perché in questo modo non si muore di freddo. Vediamola ora invece la gonnellina abbinata esattamente come in negozio, la camicia bianca boyfriend style. E questa in realtà non è mia perché la mia è dentro il cesto a lavare e ho aperto l'armadio di mia sorella e guarda un po', c'è esattamente la stessa camicia perché prima non vivevamo insieme e quindi siamo anche finite per comprare più o meno le stesse cose e abbiamo dei doppioni ora, per cui mi viene da dire che tutte l'abbiamo una camicia di questo stile qua e se non l'abbiamo ne abbiamo bisogno, o comunque la possiamo rubare nell'armadio del fidanzato o del papà, perché sono certa ce l'abbiano ed è la camicia perfetta per eccellenza. Tra l'altro, questa camicia, se fosse body, quindi chiusa sotto, sarebbe più adatta perché in questo modo siamo sicuri che non sale quando tiriamo su le braccia o ci muoviamo, però ho visto un trucco molto figo su Instagram che è quello di infilare praticamente la camicia dentro le mutande e tirarla fuori, sistemarla bene, di modo che rimanga ferma e non esca fuori dalla gonna. Ma cosa c'è di più perfetto di questo outfit che trovo davvero super chic, super divertente, davvero molto molto carino e molto originale. Sfilerò per voi perché lo sto amando tantissimo. Penso sia l'acquisto migliore degli ultimi 6 mesi. Questa gonna è la perfezione. E vi dirò di più, anche se non la posso indossare in ufficio, la tengo lo stesso perché voglio essere carina quando vado fuori, in giro, non solo quando vado a lavorare. Tra l'altro, cosa buffa, per la stessa ragione finisco per indossare cose tipo super sexy anche quando vado a fare la spesa perché a volte è l'unica occasione per uscire fuori nel mondo e quindi perché non vestirsi un po' più carine. Cos'altro abbiamo qui? Abbiamo altri due top. Uno è questo qui di un color rosa lampone, che trovo davvero delizioso. Lo sto letteralmente adorando perché questo colore qui è perfetto con un sacco di cose, tipo perfetto col bianco, col nero, col beige, anche col blu, se si vuole esagerare. E tra l'altro è in maglina, per cui sarà anche caldo per l'autunno, per cui win-win situation sono quelle che ci piacciono di più ultimamente. Infine abbiamo un ultimissimo top che adoro tantissimo perché è di questo colore blu mischiato qualche sottotono lillino e trovo che mi sia davvero una meraviglia. È perfetto di nuovo per essere indossato con i cardigan, con maglie oversize aperte oppure con blazer e quindi quella cosa in più per rendere l'outfit un pochino più interessante. Inutile dirvi che sto adorando questo top perché lo si legge dal mio viso direttamente, ma è veramente perfetto perché è semplicissimo, un top in maglina, è super basic, tinta unita, ma allo stesso tempo, essendo un pochino più pesantino, diventa anche più elegante perché le cose troppo leggere, troppo easy, di tessuti un po' scadenti,
risultano un po' cheap, mentre le cose che in realtà costano poco, come questo top, che però sono realizzate con tessuti più di qualità, rendono molto di più. In questo caso ho scelto di abbinarlo a un paio di pantaloni, sono sempre Zara questi, sì, quindi in realtà sembra che ho tirato fuori tutte le cose che avevo nell'armadio di Zara, ma questi pantaloni sono super perfetti perché sono un paio di pantaloni in raso a palazzo, molto molto eleganti, e subito abbiamo un outfit perfetto per una cena, per una cosa un pochino più dressed up. Confesso che devo sistemare un po' i pantaloni perché mi stanno un po' larghini e per questa ragione non li ho proprio indossati quest'estate, ma sono talmente belli che non posso rinunciarci e andrò a farli aggiustare perché mi stanno un po' larghini, mi stavano già larghini quando li ho acquistati, ma non così tanto, ora però proprio non sono belli da vedere, e quindi per farvi rendere conto di quanto è bello questo outfit devo tenere i pantaloni da dietro. Ma ditemi anche voi che cosa ne pensate. Io sto letteralmente amando questo outfit. Poi tra l'altro può essere anche casual perché se lo indossi di nuovo con un paio di scarpe da ginnastica, sto mettendo gli occhi su un paio di New Balance. Quelle tra l'altro con la suola tutta un po' più altina e piatta, quelle lì sono perfette per rendere questo outfit super super chic e molto alla moda, quindi perfetto per il momento attuale dello stile. Sfrutterò lo stesso paio di pantaloni per farvi vedere come di nuovo un banalissimo pezzo di abbigliamento semplice ma realizzato con tessuti di qualità, abbinato alla cosa giusta, più elegante, può rendere l'outfit perfetto per essere indossato in condizioni che richiedono un abbigliamento un pochino più dressed up e un pochino più chic. Adesso però facciamo subito il cambio e lo indossiamo con un paio di jeans, anche perché lo scopo di queste top è stato esattamente questo, per poterli indossare con le mie 50 paia di jeans a vita alta. Ne ho davvero tantissimi e non ho mai il top giusto per indossarli, e questo è davvero perfetto sia per un paio di jeans a lavaggio chiaro che per un paio di pantaloni un pochino più scuri o anche, perché no, beige, perché si adatta benissimo, abbiamo visto, ed è letteralmente la perfezione in persona, anche perché se avete la mia stessa tonalità e gli stessi colori, questo colore vi donerà davvero tantissimo. Io ho finito le cose da farvi vedere, si potrebbero creare altri infiniti outfit con queste cosine, ma direi che me lo tengo per un altro video come spunto, e quindi tornate qui per vedere tutte queste cosine abbinate in modo diverso tra di loro, le studierò un pochino meglio. Adesso in realtà non avevo troppo tempo a disposizione, quindi ho fatto del mio meglio con quello che potevo, ma mi sono divertita davvero tantissimo e sto amando tutti i pezzi che ho scelto, quindi difficilmente qualcosa tornerà indietro, anzi mi viene proprio impossibile da pensare di rimandare qualcosa indietro, per cui direi ci rivediamo in un prossimo video con l'abbinamento degli stessi pezzi ma in modi diversi, ancora più originali, perché adesso in realtà il mio obiettivo è quello di fare un po' di decluttering nell'armadio per fare di nuovo un punto di quello che è la situazione e trovare nuovi spunti per nuovi outfit ma con le stesse cose di sempre. Abbiamo finito con l'unboxing di oggi, vi saluto, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco, ci vediamo come sempre il venerdì prossimo alle 2, sto valutando di cambiare orario di pubblicazione giorno, però ditemi anche voi perché non lo so in realtà se vi piace vederlo il venerdì oppure se preferite un altro giorno, fatemelo sapere qua sotto nei commenti come sempre, io vi bacio e alla prossima, ciao!